a te, a tutti ciurma, benvenuti da Gigirin in questo nuovissimo episodio su Finding Paradise. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. E io non vedo l'ora di procedere, perché la volta scorsa Neil è riuscito a fare un accordo con Faye per far sì che li lasci lavorare in pace. E questa cosa ci è sembrata strana, perché lei non aveva la minima intenzione di lasciarli fare. Ma a Neil è venuto qualcosa in mente che è servito per far sì che appunto lei si togliesse di mezzo. Per cui avevamo appunto recuperato l'ultimo collegamento mnemonico da Faye e direi di non perdere più tempo ragazzi e di utilizzarli qui per preparare il prossimo ricordo. Io sono molto molto incuriosita da tutto ciò ragazzi. Allora, adesso mi sa che è un bel casino, perché dobbiamo, ok, allineare tre di questi fiori. Per cui facciamo così, così. E attenzione un attimo, come altro possiamo fare? Ecco fatto, risolto. Sì, perfetto ragazzi. Non mi ha richiesto troppo tempo per la preparazione. Facciamo un bel respiro e siamo pronti ad attivare il prossimo ricordo. Vediamo cosa ci aspetta adesso, ragazzi. Io ho un po' di timore, vi dirò la verità. Ok, qua c'è Colin e c'è ancora Faye. Oh, Gesù! Oh. Beh, andiamo a vedere cosa c'è nell'occhio del ciclone. Ok, è arrivato quel momento ragazzi di scoprire cosa c'è in questo benedetto centro gravitazionale. Non mi ricordo se l'avevano chiamato così. Ho una mezza idea. Va bene, Neil c'ha la sua idea, noi non ci abbiamo la nostra. Io perlomeno ragazzi un'idea non sono ancora riuscita a farmela, perché sono successe veramente tante di quelle cose che non mi hanno permesso di ragionarci poi così lucidamente sopra. Non è stato proprio un atterraggio morbido, eh? Non che mi sia esercitato molto su una vera striscia d'erba. Ok, siamo di nuovo in gioco. Quindi, pensi che sia un caso di schizofrenia? Beh, in quel caso, di solito il paziente ha difficoltà a distinguere attivamente l'illusione dalla realtà. Ma qui ho la sensazione che in realtà ne sia perfettamente consapevole. Cioè, quindi praticamente ci sta dicendo, Eva, che Colin è consapevole che Faye è soltanto un'illusione, soltanto una creazione della sua immaginazione. Quindi, madonna, ancora più, un pochettino più inquietante. Non posso ancora dirlo con certezza, ma piuttosto propenderei per qualche tipo di meccanismo di difesa. Oh, Gesù, per che cosa? La domanda più interessante è come faccia a materializzarsi qui così vividamente. Effettivamente. Detto ciò, potrebbe ancora sentirci? Non lo so, ma adesso i ricordi dovrebbero essere tornati a funzionare come al solito. Bene, ok, siamo ancora in gioco ragazzi, vediamo un pochettino se c'è qualcos'altro da fare qui. Ok, è partita questa musica che non mi ispira niente di buono, raga. Non mi ispira niente di buono, è bellissimo ma non mi ispira niente di buono. Cosa stai aspettando? Forza! Non hai mai sentito il modo di dire fermati e goditi i fiori? Sai, anche in cima alla collina ci sono fiori. Ti ci porto io. Ok, direi che li seguiremo ragazzi fino in cima alla collina. E non credo che farò tagli in questi momenti, perché questa musica è da godere a pienissimo ragazzi, eh. Allora, di qua non c'è modo per salire, per cui immagino che dovremmo andare qua sotto. Ok, sì. Continuiamo a stare loro dietro, non ce li perdiamo. Ehi, stavo pensando, oggi c'è un po' di vento. Forse dovremmo tornare un'altra volta. Oh, non fare il guastafeste, siamo praticamente arrivati. Ehi, ti ricordi quando giocavamo a prendimi se ci riesci? Il vento. Fino un attimo fa non c'era. Tutto sempre strano ragazzi, qua non c'è chiaro ancora niente in pratica.
e voglio sapere cosa sono venuti a fare quassù. Ok, che problema c'è adesso? Riposiamoci qui per un po'. Di nuovo, a malapena hai fatto due passi. Ehi, sono io quello che deve portare questa cosa su per la collina. Oh, pensavo solo che fossi diventato più forte adesso, tutto qua. Anche il violoncello è più grande, sai? Vieni a sederti qui con me per un po', ti va? Ti ricordi la prima volta che siamo venuti qui? Quale prima volta? La seconda, suppongo. Quella in cui ho provato a portarti su per la collina. Ce la ricordiamo? Oh già, che mossa stupida. Certo che eri entusiasta di portarmi lassù comunque. Già, era passato un po' dall'ultima volta che ci avevo portato qualcuno. È ancora uno dei miei posti preferiti. Mi è sempre piaciuto osservare la città da qui. È davvero passato un bel po', eh? Mi mancava venirci. Allora perché stai esitando? Siamo a due passi da lì, sai? Perché continui a fermarti dopo ogni passo? Smettila di prenderti in giro, Colin. Non sei stanco e non è il vento. Siamo già arrivati fino a qui, sappiamo entrambi quello che dobbiamo fare. Di che si tratterà mai? Non so perché, ma ho la vaga sensazione che è una cosa che non mi piacerà. Il momento è troppo strano, ragazzi. La musica che è meravigliosa e poi si interrompe. Colin che è strano e fai che fa sti discorsi. Forza, giocherina, stringi i denti. Qualsiasi cosa succederà. Ok, si sono messi a suonare insieme. Qualsiasi cosa succederà, forza e coraggio. La prima volta che siamo venuti qui è stata anche la prima volta che ti ho accompagnato mentre suonavi le scale, giusto? Già, mi è stato d'aiuto. Anzi, lo è ancora. Beh, a nessuno piace esercitarsi sulle scale da solo. Ma non si è mai riuscito a sentire quello che stavo suonando, vero? Oggi si sta bene quassù. Ci si sta sempre bene. Non c'è più bisogno che tu te ne vada. Adesso so volare. Andrai e potrò venire con te. Sei proprio testardo, non è vero? Non credi di essere un pochino troppo grande perché io rimanga? La gente riderebbe di te se lo venisse a sapere. Possono ridere quanto vogliono, non mi importa. Tu mi hai reso chi sono oggi. Ho imparato a volare grazie a te.
Ho continuato a suonare il violoncello grazie a te. Mi hai insegnato come esercitarmi con le scale. No, Colin. Non posso insegnarti niente che tu non sappia già, né farti fare qualcosa che tu non voglia già fare. Forse ciò che hai sempre desiderato era qualcuno che ti tenesse compagnia. Anche se era solo qualcuno come me. So che è bellissimo qui, Colin. Ma hai passato così tanto tempo con me a immaginare ciò che non poteva essere. Non ti sembra di stare dimenticando ciò che realmente è e tutto quello che potrebbe essere? A volte, sgusciare fuori dal piccolo mondo che ci siamo creati è l'unico modo per accorgersi ed apprezzare tutte le cose belle che ci circondano. È solo che non voglio restare solo. È vero. Se io me ne vado, tu sarai costretto a stare da solo anche quando non vorresti esserlo. Ma fa parte della crescita e fa parte della vita. È ciò che dà valore ai momenti che passiamo con i nostri cari. Rende preziosi i nostri ricordi. E anche ciò che ti spingerà a scoprire le cose che non avresti trovato se fossi rimasto qui con me. Ci sono un sacco di cose là fuori che ti aspettano, Colin. Non posso prometterti che andrà sempre tutto bene, ma so che non troverai ciò di cui hai bisogno vivendo solamente tra queste nostre pagine. Tu mi hai portata in questo mondo, non lo dimenticherò. Ma mentre alcune cose sono fatte per restare, altre devono accompagnarti solo fino a un certo punto. A modo mio, sai che sarò sempre lì per proteggerti. E ricordati sempre, se c'è qualcosa che noi possiamo fare, allora è qualcosa che tu puoi fare. Che ne dici, Colin? Sei pronto? Non lo so. Non penso di essere pronto alla fine. Non mi importa cosa tu sia. Sei stata la mia prima vera amica. Ehi, questa non deve essere la fine per noi. Un giorno potresti guardarti indietro e capire quanto questa preziosa vita sia passata velocemente, e quel giorno io ritornerò ancora una volta. Parleremo come facevamo un tempo e mi racconterai della tua giornata. No, della tua vita. Mi racconterai di quanto sia stata felice la tua vita, di tutti i bei ricordi che ti sarei creato. Potrei non avere una vita così felice. Sei proprio un pessimista, lo sai.
Abbi un po' di fiducia in te stesso, Colin. Certo che ce l'avrai. Io so che ce l'avrai. Potrebbe volerci molto tempo e potrebbe volerci un sacco di lavoro e fatica. Ma quando arriverà quel giorno, so che avrai tantissimi ricordi felici da condividere. Ah, è quasi ora. Quanto hai scritto in quel libro fino ad ora? Hai cambiato le pagine un sacco di volte, eh? Parlo un sacco, scusami. Ma ora che me ne sto andando, forse finalmente ti resteranno più pagine per altre cose. E il tuo libro non devi più scrivere sempre su di me. È come la vita, giusto? Stesso libro, riempito con un sacco di pagine diverse, così come dovrebbe essere. Sono andata a prendere i fazzoletti perché non pensavo mi servissero oggi. Prenditi cura di te, d'accordo? Ehi, non ti ho ancora detto addio. È già fatto, Colin. Molto, molto tempo fa. Non è mai tornata, vero? Immagino di no. Mi chiedo se sia la causa o un effetto. Nel senso, secondo te Colin è infelice perché non è più tornata? Se Colin avesse voluto rivederla, dubito che avrebbe avuto bisogno di chiamare noi. Già, quindi forse la sua assenza alla fine significa che era già infelice da prima. E siamo al punto di partenza. Questo posto si sta destabilizzando di nuovo, non ci rimane molto tempo. Muoviamoci, dovremo arrangiarci con quel che abbiamo. Non posso dire niente, raga. Veramente non me la sento di dire niente. Aspetta, almeno sappiamo cosa fare con lui. Ho un paio di idee da provare, ma prima di tutto dobbiamo collegare i ricordi. Torniamo al crocevia mnemonico e riflettiamoci strada facendo. D'accordo. Ok. Oh! Ma che cavolo? Aspetta! Oh no, oddio! Eh.
Dil, perché ci stai mettendo così tanto? Oh oh, questo posto cade a pezzi. Non ho tempo di aspettarlo. Ok, connetti la vita di Colin. Ok, oh merda, miseria. Aspettate un secondo, che devo fare? In che senso connetti la vita di Colin? Ah, forse nel senso che vari ricordi possono tipo incrociarsi. Ah, ok, così. Ok, qua abbiamo l'aereo, perfetto. Così e così, ok. Qua c'è il violoncello. Via così. Perfetto. E qua c'è il fiore. Ecco fatto. Ok, ci siamo. Credo che siamo tutti, ma... Oh! Ma che cavolo? Eva! Quello era... Oh, Dio santo. Che diavolo succede? Neil! Cos'è questo posto? Oh, Dio. What the hell? Ok, qua... I suoi ricordi si stanno sgretolando. Oh merda, non è un buon segno proprio per niente, raga. Non proprio per niente. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Ok, siamo venuti fino a qua e quindi... Ma in un batter d'occhio improvvisamente, non c'è più tempo. E mi ritrovo qui, come tutti gli altri. Vorrei solo sentire che ho fatto abbastanza in questo mondo prima di andarmene, capisce? È per questo che siamo qui, Colin. Ci parli dei suoi rimpianti, a cosa vuole che rimediamo? Ok, dopo aver visto questo... Dovremmo andare dall'altra parte, suppongo, anche se qua... Sta cadendo tutto a pezzi, Dio santissimo. Chiamali. Ma quando supererai la procedura vivrai con la nuova vita. Per favore, tieniti stretto qualcosa da qui. Non è così, Fia. Non mi dimenticherò di te. È che è tutto buono e buloso, tutto non capisco. Cosa succede, cosa significa. Questa vita è così breve, non riusciremo mai a fare tutto quello che vogliamo. Non importa ciò che facciamo. Ci saranno sempre altre cose da provare, altre strade da seguire. Ok, possiamo andare di qua. Questi sono i ricordi con la sua famiglia, ragazzi, eh. Porca vacca miseria, si è versato sul tuo vestito. Ehi, è solo una scusa in più per fare un salto nella laguna. Sai, non c'è bisogno di buttare via tutto quel succo di limone. Hai mai provato a scriverci? Succo di limone? No, perché? Ah, allora preparati a farti stupire da una magia da scuola elementare. Senti questa, è un inchiostro invisibile. Inchiostro invisibile? Già, le scritte prendono colore solo quando scaldi la carta. Forza, ti faccio vedere, scriviamoci qualcosa. È passato molto tempo dall'ultima volta che ho scritto qualcosa. Beh, non è mai troppo tardi per ricominciare. Che ne dici di una lettera? A chi? Null'altro, ovviamente. Potremmo scrivere di questo viaggio. È stato un bel viaggio, non credi? E alla fine potremo mostrarci a vicenda cosa abbiamo scritto. Perché prima non era parte del ricordo, infatti? Questo non l'avevamo visto, ragazzi. Sempre tutto molto strano, eh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Super instabile, maledizione. Perché mai considereresti? Perché vorresti buttar via tutto quello che abbiamo per qualcosa di totalmente finto? Non sto buttando via niente. Ok, ma... Qua c'è ovviamente lo spot della Sigmund. Ah
Aspetta, questi non sembrano ricordi sparpagliati a caso. Possibile che l'effetto dei sedativi stia scemando. Vabbè raga, allora, io non voglio andare troppo avanti e penso che la prossima volta giocheremo quello che sarà la parte finale del gioco. Se mi sto sbagliando correggetemi. È stato molto commovente, davvero molto commovente. Non ho altro da aggiungere. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un podoscio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.